Sabato 3 marzo, buongiorno e bentrovati con le edizioni del mattino del TGL News. Oltre alla neve che sta continuando a cadere sul nostro territorio, ora anche il gelicidio rappresenta un serio pericolo per pedoni e automobilisti. Ci sarebbe proprio il manto stradale ghiacciato alla base dell'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi lungo via Diete di Roncaglia a Piacenza. Un autobus nell'imboccare alla discesa del cavalcavia ha perduto il controllo uscendo dalla carreggiata e andandosi a schiantare contro il muretto della centrale. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero comunque feriti. Oltre una ventina di profughi sarà inserita in un piano di volontariato tramite cui presteranno ore del loro tempo a favore della comunità di Castel San Giovanni. Si dedicheranno alla pulizia di strade e del verde e aiuteranno nell'allestimento di eventi pubblici. Il piano è stato concordato tra comune, i tre gestori che si occupano dell'accoglienza dei profughi, una trentina in tutto, presenti in città e Auser. Un insulto o uno scherzo su un social network, ma anche una frase più banale divulgata in rete può avere conseguenze molto pesanti. Ci sono stati anche processi con risarcimenti complessivi di decine di migliaia di euro a carico dei genitori di minorenni che hanno scritto frasi ritenute offensive in rete. Se ne è parlato in un incontro di formazione dedicato al cyberbullismo per i ragazzi della Consulta, due rappresentanti per ogni istituto superiore piacentino che saranno a loro volta formatori dei coetanei e dei ragazzi delle medie. La prima indicazione è che tutto ciò che viene trasmesso su internet non è al sicuro da estranei, ha spiegato Pietro Vincini, sovrintendente della Polizia Postale. Tutti devono essere consapevoli di quello che pubblicano perché anche uno scherzo può diventare cyberbullismo. Giornata importante quella di oggi per le penne nere piacentine. In mattinata a Milano verrà assegnato il raduno del secondo raggruppamento del Nord Italia, Emilia e Lombardia. L'evento in programma nell'ottobre del 2019 porterà nella città ospitante oltre 20.000 persone, per questo può essere considerata una mini adunata. Piacenza è candidata e ha ottime possibilità di poter ospitare l'evento. La nostra edizione termina qui, il prossimo appuntamento con il TGL alle 13.15, ma l'informazione continua come sempre sul nostro sito liberta.it.